Bentornate a una nuova puntata di Donna Pratica, il programma dedicato alle donne di oggi che lavorano, che si occupano della famiglia, dei figli, della casa e che desiderano trovare un po' di tempo per loro stesse. Io sono Caterina Casale e vi accompagnerò in questo viaggio tra i consigli degli esperti per un mondo più semplice, divertente e pratico. Siete pronte per metterci subito all'opera? Vi basterà prendere filo, uncinetto e seguire la meravigliosa ricetta dell'esperta di mani di fata per realizzare un orlo su tessuto. Oggi vediamo insieme come eseguire un orlo su un tovagliolo utilizzando però l'uncinetto, cosa abbastanza tipica. Ho qui un esempio da farvi vedere di un americano completato con il bordo e l'attaccatura al tessuto eseguita con l'uncinetto. Abbiamo fatto un punto di base che è un punto basso allungato per fissare l'orlo del nostro tessuto. Dopodiché abbiamo eseguito una lavorazione all'uncinetto che può essere un punto a piacere. Come vediamo, il tessuto è stato rivoltato sul rovescio del lavoro e il mio uncinetto mi va a coprire tutto l'orlo. Adesso vediamo come si fa. Ho preparato il mio tovagliolo già con l'orlo rigirato e imbastito. Per eseguire l'angolo ho piegato il tessuto semplicemente perché comunque la mia lavorazione all'uncinetto andrà a ricoprire il tessuto e quindi non è necessario andare a lavorare la classica chiusura dell'angolo del tessuto a mitra. Prendo il mio uncinetto, prendo il mio cotone e adesso vediamo insieme una piccola parte. Avviamo il nostro lavoro inserendo l'uncinetto nel tessuto. Per aiutarmi, e questo dipende anche dalla grossezza della trama del tessuto, in questo caso io ho tolto due fili in modo da avere uno spazio sufficiente e un agio sufficiente per poter inserire l'uncinetto senza fare fatica. E per poter anche eseguire un orlo perfettamente dritto. Quindi, avendo inserito l'uncinetto, prendo il filo, estraggo l'asola e la fermo in questo modo. E così ho eseguito il mio primo punto allungato. A seconda dell'effetto che voglio ottenere, posso lavorare i punti tutti uno vicino all'altro, piuttosto che distanziarli con delle catenelle. Quindi in questo caso, per esempio, possiamo eseguire una catenella. Posso a questo punto inserire nuovamente l'uncinetto nel tessuto ed estrarre un'asola. Ovviamente il primo punto tenderà ad allargarsi un po' perché non ho fissato il filo dietro. Al termine del lavoro, quando andrò a fissare il filo, questo punto mi rimarrà ordinato come tutti gli altri successivi. Eseguo di nuovo una catenella, tengo una distanza abbastanza regolare, volendo posso anche pensare di contare i fili della trama se questa è abbastanza grossa. Eseguo di nuovo una catenella e a questo punto sono arrivata a lavorare nell'angolo. L'angolo ovviamente richiederà un numero di punti superiore rispetto a quelli che io vado ad eseguire lungo il lato del mio tovagliolo. Quindi inserisco l'uncinetto nell'angolo, lavoro il mio punto, eseguo una catenella e vado nuovamente a lavorare nello stesso foro. Eseguo un altro punto e quindi mi sono portata verso l'angolo. Per eseguire l'angolo posso lavorare 3 catenelle, 2, 3, e andare quindi a lavorare sull'altro lato del mio angolo, in questo modo. Poi con la lavorazione che andrò ad eseguire successivamente potrò arricchire questa lavorazione. Adesso eseguo la mia catenella, eseguo il secondo punto inserendo sempre l'uncinetto nel foro dell'angolo e poi posso proseguire a lavorare lungo l'altro lato. Quando avrò terminato tutta la circonferenza, tornerò qui
e chiuderò il lavoro con una mezza maglia nella prima catenella che ho eseguito. Questa lavorazione ci permette quindi di eseguire degli orni con l'uncinetto, quindi senza saper cucire con l'ago, e può essere utilizzata per qualsiasi tipo di biancheria per la casa, ma anche per l'abbigliamento. Arrivederci al prossimo consiglio con Mani di Fata. È fondamentale saper mettere in tavola i prodotti giusti, perché dipende tutto dai valori nutrizionali. Il professor Giorgio Donegani oggi ci consiglia se scegliere tra un formaggio fresco o un formaggio stagionato. I formaggi si possono dividere in due grandi categorie, freschi e stagionati, a seconda che vengano consumati in tempi rapidi dopo la produzione oppure che vengano lasciati maturare per un tempo più o meno lungo, a volte anche di anni. La differenza tra i prodotti freschi, i formaggi freschi, per esempio la mozzarella, la crescenza, e quelli stagionati, come per esempio il parmigiano, il grana o anche il montasio, ce ne sono davvero tanti nella nostra tradizione casearia, non è da poco, nel senso che i formaggi freschi hanno un contenuto di acqua maggiore, quindi a parità di peso in genere sono meno grassi, ma hanno un problema, si conservano con difficoltà, per cui vanno tenuti in refrigerati e vanno conservati, vanno consumati in tempi piuttosto brevi. In più, contrariamente a quello che si pensa, sono un pochino meno digeribili generalmente dei formaggi stagionati, perché durante la stagionatura succedono delle reazioni all'interno del formaggio per cui le proteine è come se iniziassero una loro digestione, cioè vengono un pochino digerite e quando noi li andiamo a mangiare praticamente troviamo già un po' del lavoro fatto. Il nostro apparato digerente assorbe molto più facilmente per esempio il parmigiano, ed è uno dei motivi per cui si usava un tempo metterlo sulle pappe dei bambini, che non la mozzarella. Un'altra distinzione è che in seguito alla stagionatura scompare praticamente il lattosio, per cui i formaggi stagionati sono in genere ben tollerati anche da chi non tollera il lattosio, mentre i formaggi freschi in genere sarebbero da evitare. Abbiamo sempre pensato che per organizzare un matrimonio fosse sufficiente un wedding planner per scegliere fiori, menù e posizione dei tavoli. In realtà però fondamentale è la figura del consulente musicale per non sbagliare la scelta della musica. Sentiamo Antonio Nasca. Molto spesso la pianificazione della musica per il matrimonio è una delle ultime cose a cui gli sposi si dedicano. E questo è un po' un errore perché molto spesso viene sottovalutata, si pensa molto di più alla location, al fotografo, alle bomboniere. Invece pianificare la musica è molto importante, pianificarla in tempo. E come va pianificata? Il primo passo che bisogna fare è quello di incontrare il musicista che si vuole ingaggiare o comunque un consulente dell'agenzia che si è contattata. Nel primo appuntamento che gli sposi devono avere con il professionista devono raccontare il tipo di matrimonio, i luoghi che hanno scelto sia per la cerimonia che per il ricevimento e il mood musicale che hanno in mente. A questo punto sarà compito del musicista o del consulente consigliarli al meglio sulle formazioni e sui repertori da scegliere, andando anche incontro a quelli che sono i loro gusti e eventuali richieste che gli sposi faranno. Un ulteriore aiuto e consulenza che il professionista può, anzi deve dare, è quello del sostegno burocratico
e quindi di quelle che sono le pratiche SIAE. La SIAE è la Società Italiana degli Autori ed Editori ed nel nostro paese è obbligatorio richiedere il permesso per ogni tipo di evento musicale pubblico o privato che si faccia, sia per la musica dal vivo sia anche se si sceglie il DJ set. Ciò vale soltanto per il ricevimento e non per la cerimonia. Tutte queste sono informazioni preziose e indispensabili per la riuscita nell'organizzazione del matrimonio. Quando ci troviamo a parlare di economia, ci confrontiamo con dei termini che alle volte sono davvero incomprensibili, come per esempio obbligazioni. Che cosa saranno mai? La parola a Ceo Condina. L'obbligazione è un titolo di debito emesso da un'azienda o da uno Stato che dà diritto a chi la sottoscrive, a chi la compra, a ottenere alla scadenza prestabilita il capitale investito, ma anche gli interessi ogni anno, le cosiddette cedole. Facciamo un caso concreto. La società X emette un'obbligazione di 100 milioni di euro con una cedola a un tasso di interesse annuo del 3%. Che cosa significa tutto ciò? Significa che alla scadenza prestabilita, per esempio 10 anni, dovrà ottenere l'investitore il suo capitale, cioè 100 milioni, e ogni anno incasserà una cedola del 3%, quindi capitale e cedole sicure. In questo i bond sono differenti dalle azioni e vengono considerati a livello globale come un investimento decisamente meno rischioso. Le azioni, infatti, ricordiamo, non danno nessuna garanzia sulla restituzione del capitale investito. Possono anche garantire di più, ma possono anche garantire di meno, dipenderà dall'andamento degli indici di borsa. Come detto, le obbligazioni, anche detti bond, possono essere emessi sia da aziende sia da stati. In questo caso vengono chiamati appunto titoli di Stato. Sul mercato, più un'obbligazione è rischiosa, più proviene da un'azienda in dissesto o da uno Stato che ha pubblici in difficoltà, più il tasso di interesse richiesto dal mercato per sottoscrivere questa obbligazione sarà elevato. Al tempo stesso anche un paese che non ha conti pubblici in salute e vuole convincere gli investitori globali a sottoscrivere il suo debito offrirà un tasso di interesse elevato appunto per ingolosire il mercato. Non è tuttavia oro tutto ciò che luccica. Oggi i principali stati industrializzati offrono sulle scadenze decennali tasse che al massimo possono arrivare all'1%, i paesi emergenti, facciamo l'esempio di Brasile e Argentina, arrivano al 10%. Ricordiamo però quello che è successo a decine di migliaia di investitori italiani proprio con i bond argentini all'inizio del millennio. Dall'oggi a domani l'Argentina si è dichiarata insolvente su tutto il suo debito sovrano. Erano più di 100 miliardi di dollari e tutti quegli obbligazionisti non hanno più visto neppure un euro. È meglio rimanere in silenzio o rispolverare una vecchia frase di circostanza? Per evitare le cadute di stile, sentiamo Giuliana Parabiago. Le frasi di convenienza. Non sempre è necessario riempire gli spazi vuoti, per cui se andiamo in ascensore sarà giusto quando saliamo chiedere agli altri a che piano vanno e non smanettare con la pulsantiera a nostro comodo, ma non è necessario poi stabilire una conversazione. Quindi tutti quei discorsi del non ci sono più le mezze stagioni, che freddo fa, che caldo fa, che sono delle conversazioni un po' banali, un po' inutili, si possono tranquillamente evitare e si può parlare soltanto se si ha veramente delle cose da dire, se si può veramente stabilire un contatto. Devo dire che io sono un po' allergica anche a quelle frasi convenzionali, che sono talmente convenzionali da perdere di significato. Una fra queste sono le condoglianze, ti faccio le mie condoglianze. È quasi sempre una frase
così stereotipata da risultare senza alcun sentimento, senza alcun trasporto. Allora in questi casi, secondo me, è molto meglio un gesto, un abbraccio o anche una frase davvero che viene dal cuore, che è meno formale, ma sicuramente tende a stabilire una relazione con la persona più sentita, più forte. Altro caso sono, per esempio, il famoso buon appetito. Allora in realtà il buon appetito non si dovrebbe dire, perché lo diceva la persona che padrone del latifondo, invitava poi a fine raccolto i contadini a mangiare e diceva mangiate in abbondanza, buon appetito, e quindi è considerata una frase un po' così. Forse è meglio quando ci si siede e si inizia a mangiare, se proprio si vuol dire qualcosa di appropriato alla tavola o alla situazione, ma evitare di dire quelle frasi che poi non hanno veramente un significato. Thomas Jefferson disse: non posso vivere senza libri. Book therapy. La nostra giornata è regolata da una serie di abitudini di cui siamo più o meno consapevoli e oggi dalla libreria Oepli vi offriamo 3 consigli di lettura per aiutarvi a riconoscere queste abitudini e sfruttarle a nostro vantaggio. Il primo titolo di cui parliamo è La dittatura delle abitudini di Charles Duhigg, pubblicato dalle edizioni Corbaccio. Duhigg è un autore americano, un giornalista del New York Times e reporter di guerra, che analizza come nella nostra quotidianità veniamo riconosciuti dagli altri non tanto per quello che siamo, quanto per quelle che sono le nostre abitudini, i nostri comportamenti abituali. L'autore dimostra come queste abitudini vengano oggi studiate a livello scientifico, a livello di marketing, per sfruttare quelli che sono i nostri comportamenti a vantaggio di multinazionali o di società esterne. Ad esempio, viene dimostrato come sia fondamentale che in un supermercato, all'ingresso del percorso del consumatore, siano posizionate delle montagne di frutta e verdura fresca. Il secondo titolo di cui parliamo è Come allungarsi la vita, di David Agus, edito da Oepli. Il sottotitolo in questo caso è molto chiaro: la buona salute comincia dalle abitudini di ogni giorno. L'autore è un oncologo che decide di mostrare come sia possibile basarsi sulle abitudini quotidiane, a partire dal caffè preso la mattina fino all'importanza del sorriso una volta entrati in ufficio, per migliorare anche la propria condizione di salute a lungo termine. È importante, ad esempio, prendersi 5 minuti per sé tutte le sere per fare un riesame della giornata trascorsa, ma anche ad esempio decidere a livello lavorativo quando leggere le proprie mail, perché ci si è resi conto che ogni lavoratore apre la casella mail in media 36 volte in un'ora e dopo ogni risposta è necessario più di un minuto per poter tornare alla concentrazione necessaria per ricoprire un altro tipo di incarico. Il terzo titolo di cui parliamo oggi è un romanzo. L'autore è Lorenzo Marone, il titolo è La tentazione di essere felici, pubblicato da Longanesi Editore. È la storia di un uomo di 77 anni che riesce a rinunciare alla propria routine per aiutare una vicina di casa in difficoltà. Anziano, vedovo da 5 anni, ha 2 figli con cui intrattiene una relazione estremamente problematica. Il protagonista, Cesare Annunziata, decide quindi di rinchiudersi nella propria quotidianità abitativa, ignorando il mondo esterno, finché una serie di vicini piuttosto interessanti riescono a distoglierlo da questa sua routine. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata con un mio consiglio sull'attività fisica. Lo sapete che si può approfittare dei piccoli momenti di pausa durante una normale giornata lavorativa per risvegliare i nostri muscoli, per risvegliare il nostro corpo? Vi mostro adesso qualche esercizio che si può tranquillamente, come vedete, eseguire da seduti. Il primo va a rafforzare il quadricipite, quindi la zona superiore della gamba, e va a rafforzare l'articolazione del ginocchio. Alzo il piede e sentirete lavorare tutta la parte del quadricipite e lo riabbasso. Faccio questo movimento 10 volte, alternando prima la gamba sinistra e poi la gamba destra. Sentirete un bel lavoro, vi posso assicurare che 10 da una parte e 10 dall'altra cominciano a farsi sentire. L'altro esercizio, sempre stando seduti sulla sedia, è il sit-up. Il sit-up significa alzarsi e risedersi in maniera controllata.
mi tiro su e mi risiedo. Come vedete, nel sedermi non lascio andare il peso del corpo, ma controllo la discesa. Faremo in questa maniera lavorare i glutei e i muscoli femorali. E mi risiedo. Un altro esercizio che si può fare sempre stando seduti è un esercizio che va a rafforzare gli addominali laterali e anche a sgranchire le vertebre. E lavorano anche le spalle, sapete, perché io tengo le braccia alzate, quindi questa posizione fa lavorare le spalle. E questo qui è il movimento, una sorta di torsione da un lato e dall'altro. Eccolo qui, lo ripetete 10 volte da una parte e 10 volte dall'altra. Adesso vi mostro invece un paio di esercizi che possiamo eseguire stando in piedi. Ed eccolo qui. Mi appoggio alla sedia e faccio una scalciata posteriormente. La gamba è tesa e il piede a martello da una parte e dall'altra. Alterniamo 10 da una parte e 10 dall'altra. E per andare a lavorare sulla zona esterna della coscia, le alzate saranno fatte in maniera laterale. Anche qui 10 da una parte e 10 dall'altra. Queste sono delle piccole idee che si possono applicare tranquillamente anche in una normale vita da ufficio.